Chi di voi ha vissuto YouTube più che altro nel 2013 e 2014 sicuramente si ricorda di certi personaggi che in quegli anni dominavano parecchio la scena. Ecco, uno di questi qui ultimamente ha ricominciato a far parlare tanto di sé e c'è da dire che sono spuntati fuori dei particolari molto interessanti. E diciamo che visto che nel mio, tra virgolette, museo delle vecchie glorie di YouTube questo personaggio manca, ho deciso di parlarmene perché secondo me è importante. Soprattutto perché capire a posteriori certe dinamiche, capire a posteriori certe cose che sono successe in quegli anni ci rende molto più consapevoli, forse più del fatto di essere un po' noi delle merde che altro. Parliamo quindi di uno degli incubi di internet di quegli anni, Peppe Fetish. E sto urlando in mezzo alla strada la parola Peppe Fetish, che bello. Diciamo che chiunque ha vissuto YouTube in quegli anni là si ricorda questo di Peppe Fetish. Che cosa faceva Peppe Fetish all'interno dei suoi video? Semplicemente parlava di quanto gli piacessero i piedi, in particolare quelli sporchi, zozzi, delle ragazze che magari non si lavano i piedi. È un po' particolare. Salve, sono il famosissimo Peppe Fetish. Lecco e odoro i piedi alle ragazze. Mi piacciono le piante dei piedi larghe, sporche, annerite, arricciate. Penso che sia uno degli uomini più remixati d'Italia, almeno su YouTube. Esistono parodie, remix, video che parlano di questa roba qua di Peppe Fetish che banalmente, se poi andiamo a vedere ad oggi, non è che facesse chissà che cosa. Questo qui si metteva davanti alla videocamera, parlava di quanto gli piacessero i piedi e fine. Lo faceva in maniera effettivamente involontariamente divertente, quindi stava lì tutto quanto con l'accento napoletano e insomma ti faceva capire che, oh, cioè gli piacciono veramente tanto sti piedi. Come la stragrande maggioranza di quei personaggi fece, scoppiò in realtà con le interviste di Andrea Di Pre. Queste interviste erano veramente grottesche, non che siano diverse da tante altre di Di Pre, però queste interviste culminavano sempre con Di Pre che gli portava una ragazza, che molto spesso era un'attrice hard o comunque giù di lì, e si faceva leccare i piedi. O comunque c'erano dei tentativi di siparietti, insomma, abbastanza discutibili. Queste interviste, ovviamente, come tutte quelle interviste, tendevano molto spesso a ridicolizzare il personaggio, quindi a farlo diventare una sorta di personaggetto da fenomeno da baraccone, in modo che la gente ridesse nel grottesco circo di Pre che tutti quanti ad oggi conosciamo. In quegli anni la figura di Peppe Fetish faceva effettivamente paura, perché si trattava di una persona che andava in giro tutta quanta un po' con questo sguardo strano, tutto questo modo di fare strano, che andava in giro a cercare i piedi delle ragazze, addirittura a pagamento. Infatti è pieno internet di video di Peppe Fetish che va in giro a dire che avrebbe pagato delle ragazze, ed effettivamente poi si è scoperto che è successo, per farsi leccare i piedi per questa roba qua. Sta di fatto che, come succede con la gran parte dei personaggi trash di YouTube, a un certo punto Peppe Fetish sparisce dai radar, sparisce nel nulla. Per un po' di anni soltanto gli smanettoni di internet di YouTube come me si sono ricordati di questa figura, fino a che non è arrivato TikTok. TikTok non so che cosa abbia ultimamente, però pare che tutti quanti quei personaggi che parevano veramente rottamati nel corso del tempo, insomma, li ha riportati tutti quanti in auge. Esattamente come Antonio Razzi, lo vedi in giro che si fa la matriciana, TikTok Italia si è completamente convertita a remixare un'altra volta Peppe Fetish ovunque. E questa cosa va avanti in realtà da più di un anno. È più di un anno che Peppe Fetish è tornato alla ribalta e mi sembra che anche lui abbia un canale TikTok, quindi so, buono. Ovviamente non devo neanche specificare quanto la community di TikTok faccia questa cosa semplicemente per prendere per il culo Peppe Fetish. Esattamente come viene fatto per tantissimi personaggi trash, esattamente come viene fatto per tantissima gente. C'è gente che lo chiama maestro, c'è gente che lo chiama il divino, il sommo, insomma, la solita roba che si fa quando si vuole screditare il più possibile qualcuno. Però capito, vedendo la figura di Peppe Fetish, io capisco pure che nella mente di tutti i ragazzini che fanno questa cosa qui, questo viene. E questo video in realtà sarebbe potuto finire qui se non avessi visto un'intervista. Mi sembra giusto dare i crediti, quindi perché non farlo? Esiste un video di un canale che si chiama Alici come prima, gestito da questo ragazzo che si è preso proprio la briga di andare a prendere Peppe Fetish, intervistarlo, ma non intervistarlo in maniera grottesca, stupida come è stato fatto fino adesso. È una gran bella intervista, bella professionale, gli offre la birra, tra l'altro la birra nel calice a forma di piede, veramente geniale. Però per la prima volta effettivamente ho visto quest'uomo venire trattato da persona. Infatti l'intervista non è soltanto un perché ti piacciono i piedi, cioè c'è anche questo tipo di domande, però è più un volersi far raccontare la storia di quest'uomo, che è un qualcosa di molto più interessante, perché grazie a questa intervista si sono scoperti tantissimi particolari che prima non si sapevano minimamente
e che in realtà spiegano molto, moltissimo della psicologia di quest'uomo, del perché si comporta in questa maniera così strana e del come ha sviluppato tutto quanto. In particolare, partendo dall'infanzia, Pepe Fetish ha trattenuto e ha represso questo suo feticismo, che in realtà, ragazzi, un po' tutti quanti abbiamo dei feticismi più o meno strani. Io personalmente reputo i piedi una delle parti più disgustose del corpo, però chi sono io per giudicare? Insomma, comunque, da questa intervista viene fuori che Pepe Fetish ha trattenuto tutta questa roba per così tanti anni e probabilmente una delle cause che ha scatenato questo suo fetish sono i piedi di sua zia, che da piccola non usava, ma in realtà gli piaceva già da prima come cosa. Nel corso del tempo ha represso questa cosa, esattamente come fanno tanti ragazzi che magari sono omosessuali e non dicono niente a nessuno, fino a che di punto in bianco è scoppiato. C'è da dire che nell'intervista spiega anche di aver avuto tantissimi problemi in vita sua. Per esempio, dice di aver ricevuto la terza media soltanto per grazia ricevuta, così i professori se lo sarebbero levato di torno, perché a scuola era letteralmente incontrollabile. Infatti dice anche di essere stato portato diverse volte al bullying pur di farlo stare buono e zitto. Inoltre, da questa intervista escono fuori anche diversi particolari riguardo la sua malattia mentale. Dichiara infatti di soffrire di schizofrenia, depressione, disturbi del comportamento compulsivi e di prendere gli psicofarmaci da diverso tempo. Questa cosa in realtà spiegherebbe molto del suo comportamento e soprattutto molto di quello che è il suo sguardo vacuo. Dice anche che le persone lo reputano una persona sporca perché ha questo feticismo, ma in realtà è anche abbastanza ossessionato dalla pulizia personale. Non voglio spoilerarvi troppo, perché se vi interessa questa intervista ve l'andate a vedere, perché dura una decina di minuti ed è anche una gran bella intervista, come detto prima. Ma dopo averla vista, effettivamente mi sono fatto due domande e mi sono reso conto di come tante persone prima di questo ragazzo abbiano intervistato Pepe Fetish, o comunque gli abbiano fatto fare cose soltanto approfittandosi della sua condizione. Cioè, a conti fatti, si tratta di una persona che dalla vita ha ricevuto tantissimi calci nel culo. E come spesso accade, cosa è successo? Lo hanno preso, l'hanno trasformato in quello che poi è diventato. Certo, non è che sia un'anima innocente che non si rende conto di niente e di nulla. Ovviamente lui questa cosa probabilmente l'avrebbe fatta anche nel suo piccolo da solo. Però un sacco di persone si sono approfittate di lui e lo hanno fatto passare come il mostro che non è. Infatti ha dichiarato di andare in giro per Napoli, di dove è lui, e di ricevere diversi insulti gratuiti da parte delle persone semplicemente perché sembra divertente farlo. In realtà, a conti fatti, parrebbe essere una persona sì che ha diversi disturbi, ma apparentemente innocua. Anche perché, riflettendoci all'effettivo, una persona del genere quale male potrebbe causare agli altri? Non so, avete paura che vi lecchi i piedi mentre non guardate? Per carità, io stesso reputo abbastanza strano e inquietante un qualcuno così ossessionato dai piedi, da queste cose qui. Però alla fin fine mi rendo anche conto che una cosa del genere a me non toglie nulla. Cioè, se qualcuno ha piacere nel farsi leccare i piedi da Pepe Fetish, a me cosa toglie? Con tutto che comunque sia un personaggio abbastanza grottesco e particolare, ma a me che cosa toglie? Non fa male a nessuno, è uno che ha le proprie passioni, le proprie stranezze, ed effettivamente si fa anche abbastanza i cazzacci suoi, quindi non capisco perché accanirsi in questa maniera così violenta nei confronti di questo tizio. E ripeto, ve lo dico da qualcuno che reputa abbastanza strana e inquietante una passione di questo tipo, però effettivamente molto spesso si tende a esagerare nella reazione rispetto a quello che è un feticismo o comunque un qualcosa di questo tipo. Un po' per la regola del branco, che nel mucchio ti senti più forte, un po' per il fatto che siamo in Italia e quindi ovviamente il retaggio è questo, però all'effettivo che senso ha andare a fare questa roba dal vivo, specialmente ad uno che semplicemente ha detto oh, mi piacciono i piedi? Ma sapete a quanta gente in Italia, anche soltanto poi nel vostro paesino, piacciono i piedi, ragazzi? Ma una quantità esagerata, ed è un po' il mio incubo. Però capito, io penso questo di questa roba qui, ma non vado in giro a fare questa caccia alle streghe, andare in giro a fare questa roba qua, e soprattutto non mi metto a ridicolizzare un uomo semplicemente perché ha questa roba. È interessante vedere, secondo me, come le persone che considerano il periodo in cui Pepe Fetish ha spopolato come il migliore di YouTube, insomma, queste persone qui sono le stesse che ad oggi YouTube non se lo vivono bene, i social non se li vivono bene, perché persone di questo tipo hanno un minimo rispetto a prima, non più di tanto in realtà, voce in capitolo e possono spiegare le proprie ragioni. Cioè, quello che queste persone pensano essere il periodo d'oro di YouTube era semplicemente il periodo dei soprusi rispetto a questa gente qui, che veniva ficcata sul serio nei locali e veniva veramente portata in giro a fare il cagnolino. Non lo so, fossi in voi io sceglierei i periodi migliori per definire YouTube periodo d'oro, ok? Io personalmente reputo altri periodi YouTube periodo d'oro. Per il resto io penso di avervi detto anche abbastanza. Fatemi sapere nel caso se ho ciccato qualche informazione, se magari manca qualche cosa o se magari, non so, non fosse al corrente di questa situazione.
Per il resto, questa è la fine che ad oggi ha fatto Peppe Fetish. In particolar modo, la fine che ha fatto oggi sono i cazzi suoi, ed è anche giusto. Va bene, io penso di aver chiacchierato anche abbastanza per oggi. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete mettere un like. Elicottero che mi è arrivato all'orecchio, potete mettere un like per farmelo capire, iscrivervi nel caso foste nuovi, di ritorno, o comunque non voleste perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima. Però, raga, veramente i piedi, no, cioè...